Prima Radio. E allora buongiorno e benvenuti ancora su Prima Radio in questa mattinata di venerdì 26 marzo. Ci eravamo sentiti al telefono un paio di mesi fa con Vincenzo Agostino, che adesso è arrivato qui nel nostro studio all'interno del nuovo Teatro Orione. Intanto lo saluto, grazie per essere venuto qua. Io ringrazio a voi che mi avete invitato quest'oggi. È stata una settimana sicuramente di, leggevo qualche sua dichiarazione, se la posso riportare, provo una grande gioia, ma questo è solo l'inizio della verità. Ovviamente lo ricordiamo per tutti quelli che stanno ascoltando la radio e non conoscono bene le cose o non conoscono bene la storia. Vincenzo Agostino, il papà dell'agente ammazzato nel 1989 con la moglie incinta, Ida Castelluccio commenta la sentenza che ha condannato all'ergastolo il boss Nino Madonia a quasi 32 anni dal duplice omicidio. Le stragi sono partite dall'uccisione di mio figlio. Ci sono tre persone con ruoli importantissimi che sanno e ora devono parlare. Lei, con questa dichiarazione, signor Agostino, da una parte mette in luce, insomma, uno stato d'animo vostro che è di grande gioia, dall'altro però non finisce qui? Non può finire qui perché ancora devono venire a galla. Io, come le chiamo io adesso, il generale che devono parlare, devono dire il perché in quegli anni in Italia, a Palermo principalmente, c'erano tutte quelle stragi, perché quando hanno ucciso mio figlio nel 1989 è stato solamente perché mio figlio aveva scoperto il borsone al fallito attentato alla Daura, a Falcone. Se loro avrebbero letto bene e non c'erano mele marce dentro lo Stato e anche servitore dello Stato con la divisa, come le chiamo io queste mele marce, non ci sarebbero state la strage di Falcone e la strage via D'Amelio di Borsellino. Quindi avrebbero evitato di fare ancora lutto, avrebbero evitato ancora di fare, come si chiama, perché mio figlio aveva scoperto praticamente gli uomini deviati dello Stato che c'erano sia alla questura di Palermo, sia alla squadra mobile e sia con alcuni uomini deviati e uomini, così chiamiamole noi altri, che facevano doppio gioco dello Stato, in modo tale che salvavano alcune mafiose che praticamente riportavano quello che volevano loro e contemporaneamente le conservavano a questi uomini mafiosi che ci davano lo spazio per poter ingrandire questa mala pianta. Signor Agostino, le voglio chiedere però una cosa. Lei adesso è provato, siete molto provati da tutta questa battaglia che avete portato avanti, lei e la sua famiglia, con la conclusione appunto di un ergastolo, quasi 32 anni al boss Nino Madonia. Non le sembra che continuare con questa battaglia, insomma, anche le forze fisiche e mentali vostre credo che siano anche un po' ridimensionate, adesso c'è un attimino anche di soddisfazione personale, anche perché visto che ci sono alcuni magistrati in questi anni che hanno portato avanti questa battaglia di scoprire, insomma, questi rapporti tra Stato e mafia, e ancora questi magistrati non sono riusciti a fare luce su tutto, non sembra che sia ancora un'eccessiva ricerca da parte vostra, visto che siete già molto provati e stanchi? Non è troppo eccessivo, perché vede, quando viene, come la chiamo io, questa tegola che cade all'improvvisamente in una famiglia, che viene ucciso un figlio, che viene ucciso un padre, quelle praticamente uno della famiglia, distruggono tutta l'intera famiglia e quindi c'è un gran dolore, un vuoto che loro lasciano, come ho sempre detto io, che nel cratere dell'Etna non ha nulla a che fare il profondo
che a noi ci lacerano il cuore, non si può mai sanare il nostro cuore, non abbiamo mai pace, non abbiamo mai un attimo di lucidità. Perché? Perché pensiamo sempre a quello che è successo, specialmente io che ho visto purtroppo, maledettamente come dico io, vedere ucciso mio figlio davanti ai miei occhi. Io vedevo maledettamente come entravano quei proiettili che gli sparavano a mio figlio ancora quando mio figlio era stato colpito. E quindi per me questa è una cosa che giorno dopo giorno è un film che non si può mai dimenticare, è una cosa che entra dentro di te, vede questa visione, vede quella scena che mio figlio si trascinava a sua moglie per non farla colpire, vedo quella ragazza che si rialza nuovamente e ci dice: io so chi siete, e queste vigliacche continuano a sparare e uccidono anche lei cade per terra e ha visto dove aveva adagiato suo marito, e lei a calpone voleva andare a morire accanto al suo marito. È un'immagine drammatica che lei mi sta raccontando. No, guarda, è un fotogramma che non si può mai dimenticare, non si può mai, e vedere la mia moglie che soccorreva la nuora, soccorreva mia figlia che soccorreva il fratello che ci asciugava il sangue al fratello, anziché andare in discoteca a divertirsi che doveva compiere 18 anni, gli hanno portato, che hanno asciugato il sangue del fratello. Una ragazzina a 18 anni ancora non l'aveva compiuto, che doveva compiere all'indomani. Senta, se la può rincuorare, ci sono due messaggini per lei stamattina. Uno subito da una persona che noi settimanalmente ci viene a trovare qua, e lo faccio sentire. Ma Augusta, siete state per noi, per Dipingi la Pace, per la nostra città, ma per tante comunità d'Italia di Dipingi la Pace. Voglio ricordare Ostiglia, voglio ricordare Castagnato, voglio ricordare tante comunità che ti hanno ascoltato. Per noi siete state sempre delle persone, dei genitori, uomini, donne di coraggio, persone di coraggio nella annunciare la forza di amare la verità. Ricordo con affetto, ricordo con una commozione quella notte di Natale, quando tu, salendo su Lambone dell'altare di Santa Lucia, hai annunciato con le lacrime di voler perdonare gli assassini di tuo figlio e tua nuora. L'hai annunciato con gioia, anche che sempre hai manifestato fin da quella notte la volontà della verità. L'hai annunciato il perdono, ma sempre nella ricerca della verità. Una ricerca della verità che ti è costata una vita, oltre 20 anni, una vita di coraggio, una vita di camminare, una vita di andare in tante città d'Italia, in tanti luoghi, in tante chiese, in tante comunità, ad annunciare: io voglio giustizia e verità. Quella giustizia e verità è venuta dopo tanto tempo ed è stato il frutto non di un processo, a volte nelle aule segrete i processi si nascondono con testimoni falsi, ma la verità è venuta fuori dalle tue lacrime, dalle lacrime di Augusta, che ricordo con affetto, come una sorella, come una mamma. Ora che la verità è venuta fuori, sii felice, sii contento, ma continua ancora a cercare verità per tanti nostri fratelli che soffrono nell'ingiustizia. Un abbraccio, carissimo Vincenzo. Allora. Grazie. Padre Paolo. Paolo Torturo, che ti conosco esattamente da tanti e tanti anni. Sono 32 anni che ti conosco, Padre Paolo Torturo, non 20 anni. Sono tanti 32 anni trascorse nella mia giovinezza. Io allora, quando mi è successo la disgrazia, avevo 52 anni. Oggi mi ritrovo con 84 sulle spalle, Padre Paolo Torturo. Non sono più un ragazzino, e quindi ancora io cerco la verità, ma la verità io la cerco principalmente non soltanto per la mia famiglia, la cerco per tutta la comunità italiana, non soltanto di Palermo, non soltanto, come si chiama, vorrei cercare questa verità per darla ai giovani
che non, come dicono tanti, sono il futuro, no? I giovani sono il presente, ricordatelo Paolo, i giovani sono il presente del, che loro se devono costruire un avvenire, loro devono essere come si chiama, e per poter fare questo c'è un soltanto metodo, studiare, che la penna che loro usano è l'arma contro questi delinquenti, contro questa diciamo ignoranza. Fuori onda si continua a parlare di questa grande esperienza di vita, di momenti anche in cui l'amarezza dettata non solo da decisioni, insomma, dal punto di vista di processi, ma da atteggiamenti, da comportamenti, è vero? A volte una pacca sulle spalle fa molto. Sicuramente in questi anni qualcuno che poteva magari incoraggiarla non l'ha fatto, ma magari la evitava. È così? Posso permettermi? Sì, le placche sulle spalle al momento ti danno, e io praticamente ho una spalla già più bassa, sì, con tutte queste placche che mi hanno dato, sì. Ma a me non bastano queste placche, a me non basta la verità. Se non c'è questa verità, praticamente queste placche è assurdo che me le danno. Sì, ma i palermitani, signor Agostino, i palermitani in tutti questi anni. I palermitani in tutti questi anni. Alla vostra famiglia. Alla nostra famiglia, non che sono state la detante. Ma la vecchia generazione sì, ma la nuova generazione no. Quelle ci sono state vicine. I ragazzi, quando noi andavamo alle scuole a trovarle, non dimenticavano mai la nostra conversazione che avevamo con queste ragazze. E quindi io spesso sono venuto qui, un ragazzo che praticamente non era tanto diciamo di buon cuore, ma bensì io a questo ragazzo gli ho trasmesso l'amore, gli ho trasmesso qualcosa che voi non avete l'idea. E all'indomani questo ragazzo all'aula, quando io ho detto che mi hanno preso per Babbo Natale, questo si è mortificato tanto che poi mi ha chiesto scuse. Dopo che mi ha chiesto scuse, mi ha fatto un bellissimo regalino, un regalo che mi ha, lui che era un torniere, un martello in ottone, e quindi ancora io lo conservo. Vorrei dire a questo ragazzo che ha tanti anni, che era da queste parti, di un quartiere, sì, malfamato, che io credo che abbia pescato questo ragazzo che non fa la malavita oggi, credo, che non l'ho più visto, lo vorrei anche incontrare per dire come ti sente dopo la mia storia, dopo la mia storia che abbiamo vissuto. Non l'ha mia più moglie. Incontrato? No, non l'ho più incontrato, però in questi giorni ho ricevuto una telefonata di un ragazzo che, quando è successo la disgrazia, abitava lì vicino da noi e ha assistito a tutta quella cosa che c'era. Quando ha visto che hanno condannato a Madonia, questo si è rallegrato e mi ha detto: signor Agostino, io sono il tizio, e quella sera mi trovavo lì a vedere la scena come è successo. E quindi questo suo ragazzo che mi telefona dopo tanti anni, che anche lui ha gioito perché hanno condannato a Madonia. Lei nella telefonata ha chiesto perché non avesse telefonato prima? Sì, lui mi ha detto che solamente per timidezza, non l'ho fatto prima, signor Agostino, per non riaprire ancora a lei il dolore che c'ha sempre nel suo cuore. Ma io non vorrei dire questo, la vera partigiana di questo tempo è stata mia moglie Augusta, sì. la mamma che quando parlava non voglio essere, però quelle lacrime che scorrevano ai ragazze e non ragazze, che lasciava quel segno al cuore, mia moglie era una grande partigiana della pace, una grande partigiana d'amore, amore e giustizia. E quindi queste sono ricordi che io ho
da mia moglie. A proposito di ricordi, senta questo messaggio, eh. Buongiorno, sono Geni Groppuso. Volevo fare un saluto affettuoso a Enzo, che però lui lo sa, io lo chiamo Zuvicè e lo chiamerò così per sempre, per affetto e perché gli voglio bene. Un grazie. Abbraccio, Enzo. Grazie, Geni, Geni Groppuso. Grazie, ecco. Geni. Geni, tu lo sai che ti chiamo sempre Geni, quindi non è che... Come stai, la tua famiglia? Ecco, no, era un messaggio che era arrivato, ovviamente lui starà sentendo attraverso la radio e quindi se vuole poi mandare un altro WhatsApp lo può fare, però ci teneva a salutarti vista la tua presenza qua. Ogni volta io poi, quando ci siamo sentiti telefonicamente mesi fa, ancora eravamo in attesa poi del responso che è arrivato al telefono, proprio quando si parlava di tua moglie, lì è il proprio, credo, il punto debolissimo dello zio Vincenzo, perché è una figura che evidentemente per tutta la vita è stata altro che bastone, cioè è stata la regia di una mamma che si vedeva ucciso il figlio, che lei la dice l'ho partorito, l'ho cullato, l'ho amato, l'ho portato all'altare e poi me l'hanno ucciso. Hanno ucciso lui e tutta la sua famiglia. Non è diventato papà, non ha potuto abbracciare suo figlio, mia nuora non è potuta diventare mamma. E quindi questo è un dolore che voi non avete l'idea. Con tutte le condanne che faranno, per noi non basta, per noi non basta, perché il nostro dolore è immenso e non si può mai cancellare. Come quello di mia moglie non si è potuto mai cancellare qui. Mia moglie addirittura ha voluto scrivere sulla sua tomba: qui giace Schieragusta, mamma dell'agente Agostino, in attesa di verità e giustizia anche oltre la morte. E lei lo diceva sempre questa frase, lo diceva quando era in vita, dopo che discuteva, dopo che parlava, diceva sempre questa cosa. Mia moglie, ricordo benissimo i primi tempi, che una volta ci ha chiamato a noi pure nella chiesa, padre Bino Puglisi, mi aveva lasciato una lettera. Quella lettera, un giorno, tanti giorni dopo la morte di padre Bino Puglisi, dopo tante come si chiama, è venuta fuori. E questa lettera praticamente si trova oggi scritta in un libro, Beato Padre Bino Puglisi. Il dolore di una madre, come parlava, che poi praticamente a Radio 101 l'ha letta Flavinzin, sì, l'attore, quello, sì, non sì, so, quello della Rai, quello come si chiama, Flavinzin. E tutti hanno telefonato a casa dicendo: Augusta, sei una mamma meravigliosa che ancora combatte per avere la verità. E lei in vita questa verità non l'ha avuta. Non l'ha ma avuto. Io sono sicuro che però, lei questa verità già la sa. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. E nostro Antonio, che è qua con noi, Antonio Manzella, Antonio che conosce bene lo zio Vincenzo. Caro zio Vicè, io volevo ringraziarti a nome di tutta la città, a nome di tutte le persone che hanno a cuore i valori che tu porti avanti, per questa bella pagina che ci hai regalato, per la tua testimonianza e per la forza che metti ogni giorno in questa tua battaglia, che la cosa più bella che hai detto oggi è che non è una battaglia che tu fai per te, ma che fai per tutta l'Italia. Grazie zio Vicè. Grazie mille. E noi, grazie a voi. E noi la, ecco qua, la ringraziamo. Aspetta un attimo, ecco qua che siamo ancora in onda. Io la ringrazio, sì, devo aspettare, aspetto tutto, è tutto in diretta naturalmente. Ecco qua, sta prendendo, ha portato qualcosa. Leggi questo. Sì. Leggilo tu. Un compito italiano, guarda.
a 19 anni. Sì. Questo è vabbè, un compito italiano che ha fatto Nino. Appunto, lo pubblichiamo. Lo pubblichiamo successivamente. Ok, allora se lo zio Vincenzo è d'accordo, lo pubblichiamo sulle nostre pagine social, in modo tale che lo possiamo, anche perché adesso siamo in chiusura proprio di trasmissione, troverete questo compito di italiano pubblicato, è stata fatta giustizia, continueremo a ricercarla. E zio Vincenzo, grazie veramente di cuore per essere stato qua. Come continua la sua giornata oggi? Beh, oggi la mia giornata continua ancora, che c'è un altro appuntamento. Dopodiché si aspetta una telefonata che ancora non è arrivata? No, ancora diciamo c'ho quest'altro appuntamento fuori. Dico, devono arrivare ancora delle telefonate che ancora non sono arrivate? Sì, devono arrivare tante telefonate. Bene. Grazie e un abbraccio a Vincenzo Agostino. Cosa? Cosa stai ascoltando? Ma è l'ultima! Ma no, è l'ultima! Devi ascoltare la prima radio, capito? Prima radio, la prima che ti viene in mente.